Tengono banco anche le questioni legate all'immigrazione. La nostra inviata Ilaria Tettamanti ha intervistato in proposito l'assessore alla sicurezza in Regione Lombardia, Simona Bordonai. Assessore Bordonali, parliamo di immigrazione, volevamo sapere anche quali sono gli effetti sinora dell'immigrazione in Lombardia, visto che lei ha parlato, ha dato anche dei dati, sono 1.300.000 gli stranieri, di cui 96.000 irregolari qui in Lombardia. Sì, ormai un numero molto importante, un numero sicuramente che sta a dimostrare che Lombardia ha già dato tanto nel corso degli anni, ha già accolto molto, ha già dato molte possibilità all'immigrazione, in particolar modo ovviamente all'immigrazione irregolare. Abbiamo ancora una forte immigrazione clandestina e ormai la situazione in Lombardia è diventata inaccettabile, inaccettabile per i lombardi, ma inaccettabile per gli stessi extracomunitari. Oggi il numero dei disoccupati ammonta al 14,4% degli extracomunitari presenti sul territorio lombardo e questi numeri stanno a sottolineare quanto ormai sia impossibile per il territorio lombardo offrire opportunità ai nuovi arrivati. Lei però ha sempre tenuto a distinguere tra i profughi e gli irregolari, no? Sì, è importante distinguere tra i profughi e gli irregolari. Di fatto però anche oggi quelli che arrivano sulle nostre coste, pur potendo richiedere lo status di profughi e quindi poter richiedere il diritto d'asilo, tendono alla clandestinità perché di fatto la meta dei loro sbarchi non è l'Italia, ma sono le altre regioni europee. Vogliono raggiungere i familiari in Inghilterra, in Germania, in Francia e quindi l'Italia diventa solo uno stato di passaggio. Purtroppo attraverso le convenzioni in essere, in particolar modo il Trattato di Dublino, che impongono al paese nel quale arrivano di riconoscerli e di chiedere nel paese d'arrivo lo status di profughi, loro rifiutandosi di fare questo, alla fine rientrano nella categoria della clandestinità. Di questa invece operazione, di che idea si è fatta quella appunto Mare Nostrum che prevede dei pattugliamenti particolari? Ma sinceramente l'idea ben chiara, non solo non ce l'ho ancora io, ma mi sembra che non l'abbiano ancora nemmeno a livello del Consiglio dei Ministri di cosa si tratti e di cosa serva questa operazione. Perché se un'operazione che serve esclusivamente ad un controllo delle coste e ad andare ad aiutare e a traghettare i profughi, gli immigrati che arrivano sul nostro territorio, sicuramente un'operazione che va nella direzione opposta rispetto a quello che si vuole ottenere, ovvero far arrivare ancora più gente sulle nostre coste, ma incentivare ancora di più gli incidenti all'interno del mare, perché possono essere utilizzate in questo caso imbarcazioni ancora più fatiscenti, perché tanto si sa che a un certo punto possono arrivare le imbarcazioni italiane a dare un aiuto. Quindi è un'operazione che va nell'esatto opposto rispetto a quella di voler aiutare queste popolazioni. Se invece si tratta di un controllo del territorio con anche possibili respingimenti, che è un'opzione che si è ventilata nelle ultime ore, sicuramente può essere un'operazione importante per disincentivare questi viaggi che ormai abbiamo visto sono viaggi che spesso terminano con disgrazie di notevole entità. Ieri è intervenuto anche il premier libico, ha detto la nostra è una situazione atipica e non riusciamo a fermare appunto le partenze, è impossibile, ha chiesto un maggiore sostegno all'Unione Europea nel controllo delle frontiere. Ma quello è quello che stiamo continuando a sostenere, l'abbiamo sostenuto come regioni, l'abbiamo sostenuto al Ministero. È importante che il governo italiano faccia la parte importante all'interno dell'Unione Europea e che l'Unione Europea finalmente capisca che questo non è un problema solo italiano, ma è un problema di tutta l'Europa e in tal senso è necessario che vengano ristabiliti i rapporti bilaterali tra i paesi di provenienza e i paesi di arrivo e l'Europa può giocare in questo caso un ruolo importante.